Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Minecraft. E prima di iniziare ragazzi mi voglio scusare perché in questa settimana, nell'ultima settimana, non sono riuscito a portarvi un video al giorno di Minecraft perché sono stato impegnatissimo con la scuola. Abbiamo avuto una verifica ogni giorno e quindi non sono riuscito a portarvi un video al giorno. Infatti c'è stato anche un giorno, mi sembra che non ho portato nessun video. Comunque, oggi siamo tornati con Minecraft e siamo qui perché ho deciso di iniziare un nuovo mondo. Lo so che in tantissimi mi avete detto di continuare quello, però molte altre persone mi hanno chiesto di iniziarne uno nuovo. Io sono d'accordo, cioè di iniziarne uno nuovo, perché comunque questo qui diciamo che era un mondo di prova, visto che io non sapevo assolutamente nulla quando ho iniziato questo mondo. Sono partito subito sparato, sbagliando tutto, e quindi ho rovinato diciamo tutto quanto il villaggio. E voi praticamente mi avete detto anche di provare a cercare qualche altro villaggio, solo che lo so benissimo io e penso che sia così, cioè io credo che sia così, che se c'è un villaggio in quel punto è difficile trovarne un altro nelle vicinanze, quindi avrei dovuto girare praticamente tutta quanta la mappa con tutta quanta la roba dietro e quindi sarebbe stato come iniziare da capo. Quindi ho deciso appunto di iniziare un nuovo mondo da capo e inoltre il principale motivo, diciamo, è che voglio togliere il fatto che quando muoio, diciamo, conservo tutte quante le risorse, perché diciamo che così si perde un po' lo spirito di sopravvivenza, come mi ha detto uno di voi nei commenti, e quindi andiamo a creare un nuovo mondo, crea un nuovo mondo e lo chiamiamo Nuovo Mondo di Giuse360, visto che quello si chiama Mondo di Giuse360, che non lo cancellerò ragazzi perché lo tengo per ricordo. Giuse360, intanto avete visto anche la mia email, se volete scrivere potete farlo, non mandate spam. Modalità sopravvivenza e difficoltà facile. Nelle altre opzioni ragazzi dopo metterò anche il seme, tipo così se casomai volete entrare nel mio mondo lo potete fare. Però voglio mettere la cassa bonus. Voglio mettere la cassa bonus, così almeno abbiamo qualcosa da dove partire. E quindi io inizierei subito questo nuovo mondo, difficoltà facile naturalmente, e partiamo subito e se moriamo naturalmente perdiamo tutto. Quindi questa qui è la serie ufficiale ragazzi che andrà avanti penso all'infinito, perché io su Minecraft mi sto divertendo tantissimo a giocarci, quindi possiamo morire centinaia di volte, possiamo perdere tutto, va bene. Io continuo su questo mondo. Quindi eccoci qua, siamo partiti. Dov'è la cassa? Sub io non capisco perché la cassa non mi spawna vicino, ma cioè dobbiamo cercarla, eccola qua. Cioè, ce la nascondono anche. Allora, innanzitutto ci prendiamo le torce, che dovrebbero essere tre, però. Ah, eccola là, tre. E poi ci prendiamo un po' di roba, un po' di mele, così possiamo stare a posto per un po' di tempo. E poi i bastoni, ok. E andiamo a rompere la cassa. Comunque, stavo dicendo, ragazzi, anzi, no, lo stavo dicendo, ma vi devo dire una cosa importantissima. Intanto prendo un po' di legno mentre parlo. Che in tantissimi mi avete chiesto di iniziare una serie sul PC. Io, infatti, non volevo inizialmente iniziare un nuovo mondo così sulla PlayStation 4, ma volevo farlo su PC. E ho anche scaricato il gioco, ho fatto tutto, ci ho anche progiocato. Però ragazzi mi sono trovato spaesato in una maniera incredibile. Io che non ho mai giocato a Minecraft su PC, io per la prima volta che ho giocato a Minecraft in vita mia è stata qui sulla PlayStation 4. Non ci ho mai giocato e mi sono trovato davvero male, visto che qui ti dice un po' come ti aiuta, diciamo, per costruire le robe, ti dice quello che serve e mi sono trovato spaesato in una maniera incredibile. Quindi adesso mi sto un poco allenando, diciamo, tra virgolette, a fare qualche partita un po' su PC. Però ragazzi, io non penso di portare qualcosa sul PC. Forse se lo porto sarà sicuramente tra un mesetto circa, perché davvero mi sono trovato male sul PC proprio perché io non so giocare a Minecraft e qui ti aiuta tantissimo e quindi diciamo che anche diciamo sulla PlayStation 4 anche chi non sa giocare a Minecraft si può divertire come me, diciamo. E quindi per il momento non porto Minecraft su PC. Ok, io direi che abbiamo preso abbastanza legna e direi di trovare un bel posto dove metterci. Allora, qualcuno di voi mi ha dato davvero tantissimi consigli sul nuovo mondo e continuatemelo a scrivere ragazzi perché io li leggo tutti i commenti, magari non li leggo subito dopo il video precedente, però dopo 2-3 video li leggo sicuramente. Volevo andare di qua perché ho visto un po' che è aperto e tipo lì è, secondo me è un buon posto per farsi una casetta. Guardate lì sulla riva, secondo me è un buon posto.
Lì c'è anche il deserto. E comunque, ragazzi, un'altra cosa importante: se vedete qualcosa qui nella mappa che io non vedo, perché sicuramente io non vedo, fatemelo sapere nei commenti. Tipo la struttura che ho trovato nell'ultimo mondo, cioè nel vecchio mondo. L'avete trovata voi, perché io davvero sono ciecato su questo gioco e non l'ho vista. Ci sono passato di fianco e non l'ho vista. E uno di voi mi ha detto che al minuto tot si vedeva la struttura. Infatti, sono andato a vedere e c'era. Quindi, se vedete qualcosa, qualche struttura che io non vedo o qualcos'altro del genere che io non so neanche che esista, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così diciamo che posso andarci e possiamo esplorare, così diventa tutto quanto più divertente e imparo anche io qualcosa di nuovo. Comunque, io direi che qui direi che sia un posto adatto, penso, per farci una piccola casa. Che dite, ragazzi? Non lo so, ci facciamo una casa, non una piccola casa, però ce la facciamo una abbastanza grande, penso. Perché dopo, ragazzi, qui che no, qui no, pensavo che si scendeva. Comunque, io dopo una volta, visto che adesso voglio sistemarmi, voglio fare una piccola casa, volevo esplorare un po' questo mondo, cioè questo mondo, questa mappa, diciamo, per vedere se c'è qualche villaggio. E adesso sono più esperto e quindi so come tenere in vita tutti quanti i villager, quindi verrebbe una cosa molto molto più divertente. Comunque, vediamo, aspetta, la pala ce l'ho, la pala? No, non ce l'ho la pala. Allora, con calma, partiamo con calma. Posso farmi il tavolo da lavoro. Perfetto. E ce lo iniziamo a mettere qua. E mi faccio la pala. Eccola qua, la pala di legno. Il legno non ce l'ho, però posso farlo così tranquillamente. E ci facciamo la pala di legno. Eccolo qua, così facciamo tutto quanto più veloce. Ci iniziamo a fare tutti quanti gli attrezzi. Eccola qua. Quindi io toglierei questo, diciamo, questo accumulo qua che si è fatto. Guardate, c'è questa, un po' queste specie di scalini qua. E farei una piccola casa qui. Magari la faccio di terra, penso. Ma non lo so, adesso vediamo. Se riesco la voglio fare di legno. Cioè, di legno questo qui. Sì, assi di legno di quercia. Però, boh, visto che è una casa provvisoria, perché alla fine è solo per resistere un paio di notti. Poi dopo ci sposteremo. Non tanto, perché alla fine voglio sistemarmi qui, diciamo. Però, diciamo che è una delle mie case. E quindi voglio farla abbastanza bene. Vediamo un po'. Magari sì, ma sì, dai, la faccio con la terra. Anche perché adesso la sto raccogliendo la terra. Quindi, sennò mi dovrei andare a mettere a raccogliere tutto quanto, eccetera. Quindi non mi va assolutamente. E quindi la facciamo di terra. Io direi che così dovrebbe andare bene. Quindi tagliamo qui e togliamo questi blocchi che avanzano. No, si è rotto. Vabbè, dai, continuiamo così. Continuiamo con la terra. Terra su terra. Come ho detto all'inizio, fatemi sapere qui sotto qualsiasi consiglio, ragazzi. Lo so che qualcuno di voi mi ha detto di non cambiare mondo, lo so, però io davvero ci tenevo a cambiare mondo, perché era un mondo di allenamento, perché io quando morivo non perdevo nulla, cioè, quindi era troppo facile secondo me, e quindi ho deciso di iniziare uno nuovo, così magari se perdiamo tutto, perdiamo veramente tutto e partono veramente le bestemmie. E però così secondo me sia anche più divertente e si impara a giocare a Minecraft poi, perché alla fine avete visto che io quando morivo, cioè, potevo andare tranquillamente nel sottomondo, andavo lì, morivo 1000 volte e non perdevo nulla. Cioè, quindi secondo me non è molto realistico come cosa, però e quindi ho deciso di iniziare un nuovo mondo. Lo so che in tanti mi avete detto di non farlo, però ragazzi, ho deciso così, supportatemi con un bel like e andiamo avanti e seguitemi anche su questa serie che ci divertiremo tantissimo. Comunque, lo spiazzale qua si è fatto. Qui abbiamo anche il. Mi piace una casa sul mare, cioè che affaccia sul laghetto qua. Molto molto bello. E adesso facciamo la casa di terra. Allora, io partirei così. La farei così. Sì, ma sì, dai, facciamola così. No, cosa c'è lì? Ah, mi ha detto che quel coso non fa nulla. Meno male, perché all'inizio pensavo che era uno dei mostri, tipo. Però mi ha detto che non fa nulla e quindi meglio. Ah, mi sono ricordato una cosa incredibile, ragazzi. Una cosa incredibile. Cioè quello di farmi il letto. Perché noi il letto non ce l'abbiamo adesso. Quindi quando viene notte, io non voglio stare tutta quanta la notte sveglio. E quindi ci facciamo una piccola spada. Una spada di legno. Partiamo tutto quanto con le spade di legno. E andiamo a prendere un attimo le pecore. Che una ne ho già vista. Una è lì. Quindi speriamo che sono nelle vicinanze. C'è rimasta la skin. Tre pecore qui. Che fortuna. Aspettate, venite qua. Una lana, due e perfetto, tutte quante qua, proprio perfetto. Tre lane giuste giuste per fare il letto. Eccoci qua. Qui c'è qualcosa di interessante, direi di no. Comunque ho scoperto che la cassa spawna ogni sera, cioè ogni giorno.
da quello che ho capito, perché mi ricordo che quando ritornavo, diciamo, in quel punto dove c'era la cassa, c'era ancora una volta la cassa con la roba dentro. Quindi secondo me spawna ogni giorno. Non lo so, fatemelo sapere qui sotto i commenti perché è una cosa che ancora non ho capito. Allora, io direi di fare così. Ma sì, dai, ragazzi, è abbastanza grande, no? Qui andiamo anche a finire nell'acqua. Però direi, sì, ce la facciamo perfettamente, forse. Sì, che preciso. No, ecco, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. L'architetto. L'architetto, io sono un architetto, io sono nato per fare l'architetto. Cioè, guardate qui, che precisione. Che precisione, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, secondo me su questo canale avete visto più fake di Minecraft che in tutto YouTube. Mamma mia. Scusate, ma io lo so che per chi gioca a Minecraft da tantissimo tempo è brutto vedere uno che non sa far nulla. Però, ragazzi, io non ci ho mai giocato, perdonatemi. Perdonatemi, prima o poi diventerò bravo anch'io. Prima o poi, magari tra 3-4 anni, ecco, magari tra 3-4 anni mi vanterò, diciamo, di saper tutto su Minecraft. Speriamo, è davvero un bel gioco, è un bel gioco. Io la farei abbastanza alta, perché comunque non mi piace avere una casa troppo bassa. È bruttissimo avere una casa bassa, e quindi io direi di fare uno strato in più. Il tetto possiamo anche farlo più avanti. L'importante è chiudere bene qua e fare la porta. Infatti, non abbiamo. C'è finita la terra. Eh sì, ce ne serve un altro po'. Quindi voglio concludere un attimo la terra qui. Un attimo, voglio concludere il giro, diciamo, del soffitto. E con. Boh, quante ce ne servono? Una decina? Boh, non lo so. Una decina, boh, non lo so. Comunque, diciamo, in questo punto ho intenzione di farmi il recinto degli animali, di farmi tutti quanti gli orti. Adesso so come si fanno. Vedete, ragazzi, adesso so. Non sono espertissimo perché non lo sarò mai. Perché ci gioco da 2 mesi, ragazzi, a Minecraft. Da quando ho iniziato la serie, quindi più o meno 2 mesi. E quindi non sono esperto come chi ci gioca da 3-4 anni. Però qualcosina in più la so, e secondo me è anche più divertente. Comunque, come ho detto all'inizio, e come dirò sempre, ragazzi, questa serie mi dovete aiutare voi, e mi state aiutando in una maniera incredibile, quindi vi ringrazierò sempre che mi state facendo imparare tantissime cose su Minecraft. E quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti qualsiasi cosa mi viene in mente. Intanto mi sembra che sta calando la notte, perché vedo un po' tutto quanto più scuro. Vediamo se vedo il sole che sta calando. Eccolo lì, sì, sta calando. Allora, io direi che di fare il soffitto così. Oh, è troppo. Ma sì, dai. Magari dopo ci faccio un altro strato. Però, ragazzi, aspettate un attimo. Qua la tavola del lavoro, buttiamola dentro. Speriamo di avere abbastanza roba per sistemarci. Vediamo un po'. Allora, la cosa l'ho presa. Il tavolo da lavoro l'ho preso. Perfetto. E lo mettiamo qua. Poi, allora, il letto. Ce ne servono altri due. Però posso farmeli tranquillamente. Eccolo qui, il letto. Perfetto, che lo mettiamo lì nell'angolino. Ok, poi mi serve la porta. Prima che ci entrano i creeper in casa. Ci serve la porta che non mi ricordo come si fa. Ah, solo con gli assi, quindi dovrei farcela, no? Sì? Spero di sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mettiamo la porta, la mettiamo qua. Perfetto. Che ancora non ho capito, ragazzi, se la porta va così. Oppure se va fuori. Cioè, io ancora non l'ho capito sto fatto della porta. Lì cosa c'è? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Io ancora non l'ho capito, però boh, per me è uguale. Perché poi alla fine se la guardo da dentro è così. Boh, non lo so, ragazzi. Forse era meglio metterla dall'altro lato. Ok, io ce la sbaglio sempre. La sbaglio sempre, la volta la sbaglierò. Ecco ancora! Non è possibile. Non è possibile sbagliare a mettere una porta. Altro che esperto qui su Minecraft. Quindi sarà così allora. Così faccio anche così. Ma sì, dai, facciamola così, poi chi se ne frega. Anche un po'. Vabbè, dai, chi se ne frega, ragazzi, sti dettagli, ma chi se ne frega, chiudiamo la porta. Secondo me era meglio prima. Non lo so, ragazzi, chi se ne frega, chi se ne frega. Comunque, io direi che per questo video è tutto. Abbiamo fatto la prima notte qui su Minecraft. Come sempre, ragazzi, 100 like per il prossimo episodio. Naturalmente questo qua sarà di nuovo l'episodio 1, questo qui che state vedendo adesso. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti qualche consiglio e lasciate un bel like. Passate sulla pagina Facebook, ragazzi, e seguitemi su Instagram. Mi chiamo Giuse360. Quindi, noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!